Siamo all'ultimo speech, super collegato ai valori e anche al fatto che il Freelance Camp è un'associazione, quindi Lara Lombardi! Dunque, chi di voi ha scelto la libera professione per fare un lavoro in linea con i propri valori? Ok? Chi ci è riuscito? Chi fattura abbastanza a fine mese? Ok, questo talk non è per voi. Io sono Lara Lombardi, mi occupo di marketing e comunicazione in Apropos. Ho un sogno nel cassetto a fianco alla mia partita IVA, che è quello di aprire una palestra di alfabetizzazione all'uso delle tecnologie digitali. E oggi sono qui per parlarvi di associazionismo e di associazioni. Tutti conosciamo questa storiella, no? Delle tre persone al lavoro nel cantiere edile. E alla domanda che cosa fai, il primo risponde spacco pietre, il secondo mi guadagno da vivere, il terzo partecipo alla costruzione di una cattedrale. Non so voi, ma nella vita da partita IVA questo qui era un po', no, il sogno, perché rinunciamo al posto fisso, perché noi andiamo a seguire questi nostri valori, andiamo alla costruzione della cattedrale. Ma il mi guadagno da vivere va bene uguale, cioè se anche rimango nel mi guadagno da vivere, tutto sommato non farebbe schifo. E soprattutto non è detto che diciamo, la nostra realizzazione, tutti i nostri valori debbano trovare gratificazione solo e necessariamente nel lavoro, cioè ci può essere anche, c'è vita oltre il lavoro, incredibile, anche per i freelance. Allora la domanda è chi può far parte di un'associazione? E giustamente io ho imparato oggi, grazie Luca, che come consulente devo dire dipende, cioè non posso dire tutti perché non possono fare tutti parte di un'associazione. Quali sono le condizioni per far parte di un'associazione? Secondo me, c'è bisogno di avere la necessità di rientrare in una comunità, di condividere qualcosa con altre persone e di impegnare il proprio tempo per sentirsi parte di questa condivisione. E quindi la condizione è anche avere del tempo da dedicare a questa cosa, che sembra banale, ma qui secondo me ci ricolleghiamo anche un po' al discorso del work-life balance, che cos'è che ci metto, no, in tutta la mia giornata di lavoro e di non lavoro. Allora, cosa si fa quando si entra in un'associazione? Come si interagisce all'interno di un'associazione? Io credo che la cosa più importante quando si va in un'associazione sia fare volontariato, dedicarsi a questa attività proprio nella parte più fisica, lavoro di braccia. Io sono entrata in un'associazione, ho avuto la fortuna di far parte di un'associazione che appunto si chiama Portofranco e ci sono entrata quando avevo 17 anni, quindi ancora tempo fa. E quando sono entrata in associazione cercavo ovviamente quel senso di comunità, perché a 17 anni ci sembra normale, a 30-40 sembra una cosa, no, che si faceva solo da adolescenti, perché non vale più dopo. E che cosa fa questa associazione? È un'associazione che fa aggregazione giovanile, riunisce ragazzi e ragazze del territorio per realizzare iniziative di raccolta fondi per beneficenza. In particolare, uno dei modi principali con cui l'associazione organizza eventi è una manifestazione di 5 giorni, un festival di 5 giorni. Questa cosa io, romagnola, a Sagre, mi sentivo assolutamente in linea con i miei valori e quindi mi ci sono buttata a pesce e quindi ho cominciato con quello che è il lavoro di fatica, cioè fare la cameriera all'interno della manifestazione durante i 5 giorni. Secondo me questo tipo di attività, specialmente per chi è knowledge worker, è una manna, cioè andiamo a fare qualcosa che ci stacca il cervello. Ci fa fare lavoro di fatica, ci permette di uscire completamente dal nostro pattern, dal nostro schema, ma allo stesso tempo ci gratifica, perché stiamo facendo qualcosa che è in linea con i nostri valori. E quindi va benissimo così. Cioè, più volontariato a livello, direi, entry level. Lavoro di braccia, lavoro che non ci debba necessariamente impegnare di concetto. È il passo successivo, quello che posso scegliere di fare quando sono dentro un'associazione e decidere se impegnarmi un po' di più. Quando ho iniziato a far parte dell'associazione, ovviamente la festa non si costruisce da sola, l'associazione si incontra durante l'anno, si fanno delle riunioni per organizzare questa manifestazione e quindi ho conosciuto ragazzi, ragazze, altre persone e lì ho trovato uno spazio di sperimentazione. Vedevo che all'epoca non c'era il sito web e mi sono detta: ma io sto studiando HTML all'università, non è che posso provare a fare il sito web dell'associazione? Prendiamo
prego. C'era una ragazza che faceva scienze informatiche, non ci conoscevamo, abbiamo fatto amicizia. Tra l'altro, scoprendo paradossalmente, questa è una figata secondo me di Porto Franco, che avevamo valori personali completamente, diametralmente opposti, ma riuscivamo a essere affini. Spoiler, il sito web non c'è più, ma per altri motivi. Però per me è stata una bellissima palestra e mi sono ricollegata al talk di Maffe De Baggis, il cazzeggio di oggi, gli errori di ieri, il fatturato di domani, perché quello spazio di sperimentazione per me è stato importantissimo, come tanti altri spazi di sperimentazione. Che cos'è importante? È importante farlo senza l'obiettivo. Cioè, io non devo entrare in un'associazione per dire adesso vado lì perché lì posso imparare a fare quella cosa che nel mio lavoro non riesco a fare, ma lì la sperimento, poi vedo i risultati, nell'arco di 6 mesi la porto. No, calma. Vado lì, la sperimento, sono curiosa, fine a se stessa, cioè proprio col gusto di vedere che cosa succede facendo questa cosa. Ed è da lì che poi, a distanza di tempo, scopri l'effetto che fa. E se io oggi faccio il lavoro che faccio, beh, probabilmente perché l'effetto che fa è partito tanti anni fa. Uno non fa statistica e guardandomi attorno alle persone in un'associazione, beh, ne ho trovati. Questo è Emanuele, lui è il nostro responsabile service audio e video, ha iniziato in associazione, lui ci ha fatto un'impresa. Giorgia è la nostra responsabile della birreria, lei ci sta pensando a aprire un bar, un'attività personale. Ilaria c'è già riuscita, ha aperto un ristorante. Dov'è? Quali sono quegli spazi di sperimentazione che hanno anche i ragazzi oggi, no? Per poter dire, sperimento qualcosa, e non so dove mi porterà, ma magari a distanza di qualche anno scopri che quella è la tua attività di lavoro. E secondo me questo è uno dei grandissimi esempi, no, che mi ha dato l'associazionismo. E anche qui non c'è bisogno di andare avanti, nel senso, faccio parte dell'associazione, faccio cose, sono in linea con i miei valori, faccio quello che mi ritorna e magari a distanza di tempo scopro che ha anche una ricaduta al mio lavoro. Io l'ho scoperto, probabilmente l'ho focalizzato di recente, dopo il terzo step dentro un'associazione. Come vi dicevo, sono entrata in associazione a 17 anni e il resto del gruppo era anche gente più grande, gente più matura. Questa cosa per me a 17 anni mi sembrava fighissima, no? Sono con quelli più grandi. Poi gli anni passano e quelli più grandi dicono, ok, io avrei bisogno di pensare un attimo al resto della mia vita. Chi è che porta avanti l'associazione? Così sono entrata prima nel direttivo e poi sono diventata presidente. Ho scoperto anche l'importanza dei simboli, questa cosa che ci diamo il cappello a cilindro per identificare la figura del presidente. Questo era il presidente precedente, Matteo. Mio primo anno da presidente, 15 anni di associazione, 15 anni di manifestazione. Il mio primo anno, per la prima volta, il bilancio della festa è negativo. Frustrazione enorme. Poi mio padre l'ha presa molto bene, ha fatto un ottimo acquisto a metterli come presidente. Grazie babbo, l'autostima della prossima vita, bella. Era sintomatico in realtà di una necessità di cambiamento che c'era all'interno dell'associazione. Con i ragazzi e le ragazze dell'associazione abbiamo iniziato a rivedere il famoso, quello che in azienda si trova sempre, si è sempre fatto così, cioè mettere in discussione quello che non era più economicamente sostenibile, perché il contesto era cambiato anche lì. E che probabilmente le persone prima non avevano avuto il coraggio di fare, banalmente uno stand più piccolo, però ci sembrava fare un passo indietro, ci sembrava rinunciare a qualcosa, quindi l'orgoglio alle volte ti frena. C'è stato bisogno di fare questo cambiamento. Gestire un'associazione, convincere le persone a passare del tempo con te, a fare delle riunioni, sappiamo quanto ci rompa fare delle riunioni quando ci pagano, figurarsi farle se manco ti pagano, cioè qual è il motivo per cui devi tenere delle persone in una stanza a trovare delle soluzioni per dei progetti. E quindi questa cosa per me è stata una grandissima palestra. In particolare, se decidete di far parte di un'associazione, arriverà il fantomatico momento delle magliette, in cui ci si scannerà per le magliette come non ci si è scannati per nessun'altra cosa. E questo qui è un problema, nella misura in cui tutti ritengono che il proprio gusto estetico abbia un valore morale universale, per cui si ritiene, no, di essere portatori di uno stile che gli altri non capiscono e che... ma come? E questo genera delle grandissime discussioni all'interno delle associazioni. E la domanda però che secondo me è interessante dietro questo, il punto di vista interessante è, mettiamoci nei panni del responsabile delle magliette.
che è completamente, continuamente strattonato da tutte le parti. Tutti quanti hanno qualcosa da ridire sul lavoro, sull'operato, sul risultato del gruppo magliette, ok? E questa cosa qui per me è stata illuminante, dire, ok, quando io mi permetto di criticare il lavoro di un altro, cioè magari sto sopravvalutando le mie competenze, trascurando che questa persona all'interno del suo lavoro conosce un ciclo che va da quali colori sono disponibili, quali sono i limiti della stampa a colore, cosa significa fare una stampa a 5 colori dal punto di vista economico che è uno. Tutte queste cose non le prendiamo in considerazione. Ce le ha in testa solo quella povera figura responsabile delle magliette che cerca di fare contenti tutti e alla fine non accontenta nessuno. Altra cosa che ho imparato nella gestione del team di un'associazione che poi mi sono portata fuori Porto Franco. Questa qui è una fotografia di un'edizione dove ha iniziato a piovere, facciamo 5 giorni di manifestazione, se ti piove una sera vuol dire che tu quella sera non hai entrato, non metti bene il bilancio della festa. Una cosa che abbiamo sempre fatto al termine della manifestazione era la cosiddetta riunione cavadenti, che già il nome preannuncia con che spirito ci si reca in associazione. Cioè ci si dice tutto quello che non ha funzionato durante la manifestazione. Ricordo certe riunioni cavadenti, chiamate così mica per dire, quindi si usciva con un clima abbastanza infuocato. Ecco, quello non è un bel modo di rendere onore ai nostri valori facendo qualcosa di utile alla comunità. E quindi negli anni abbiamo imparato anche a fare questa cosa qui. Cioè, come faccio io a dirti che quella cosa non ha funzionato bene e te lo devo dire perché non ha funzionato bene? Una cosa che abbiamo imparato a fare l'ultima volta è stata quella di spostare il focus non su te che non hai fatto bene quella cosa, responsabile del gruppo, sai che cosa? Birra, ma la tua azione. Perché di nuovo torniamo al discorso delle magliette di prima. Tu da fuori vedi solo il risultato, vedi la cosa che non ha funzionato, ma non sai perché quel responsabile ha preso quella decisione. Il responsabile ha il controllo di tutto il processo, ma tu questa cosa da fuori non la puoi vedere. Quindi una cosa che secondo me ha funzionato molto è stata quella di dire concentriamoci sul risultato, cioè sull'azione che non ha funzionato, e facciamola presente a chi è responsabile di quell'azione. Dopo si prenderanno le misure correttive. Secondo me ha funzionato anche perché una riunione con 30 persone che vanno dai 16, 18 ai 40 anni hanno tutte quante avuto modo di parlare, di intervenire all'interno della riunione, di dire la propria e di sentirsi utili, di aver dato un contributo utile alla riunione. Questa qui è una cosa che io non so dove altrimenti avrei potuto sperimentarla. L'altra cosa che mi ha permesso di imparare una volta appunto giunta al terzo livello è stato il ruolo all'interno della pubblica amministrazione. Con la pubblica amministrazione abbiamo interagito tanto. Se volete far parte di un'associazione e volete entrare nel direttivo, avete tutta la mia stima per interagire con i RUNS e con il terzo settore, che sono bellissimi momenti. Affidatevi a un commercialista che vi tenga la mano nei momenti di sconforto. Io sono molto fortunata perché ho trovato due commercialisti molto validi, specifici sul terzo settore. E ho la fortuna anche di avere un contesto dove l'interazione con la pubblica amministrazione, con i bandi, è stata agevolata ed è stato un dialogo. E probabilmente anche di entrare in relazione e fare, come dire, rete sociale all'interno di un ambiente che altrimenti non so se avrei avuto la possibilità di conoscere. Da questa esperienza che noi abbiamo avuto come Porto Franco, quest'anno sono 25 anni di associazione, sono gemmate poi anche altre piccole associazioni, il Circolo Arci, Gianni Dal Monte e un Circolo Anspi. Potrei dire, vabbè, alla fine, ma che cos'è che fate? Una festa della birra, 5 giorni, sì, più o meno, ok, vi divertite, ma non è che salvate il mondo, sono d'accordo, è vero. Però l'anno scorso è successa questa roba qui. Questa è Castel Bolognese. Quella che vedete, quella bella piscina al centro, è dove facciamo la manifestazione di solito. Era il 18 maggio e la festa noi solitamente si fa a giugno. Molti dei ragazzi e delle ragazze della nostra associazione quei giorni avevano la casa, le cantine quantomeno allagate.
le esperienze che hanno fatto di associazione, di rete e di secondo me anche l'esperienza di sentire quanto è importante il nostro territorio, di quanto siamo legati al nostro territorio, hanno fatto sì che pulita casa propria, più o meno la grossa come si dice, si organizzassero, andassero al centro di organizzazione dei volontari e i ragazzi sono stati quelli che hanno organizzato i volontari che venivano da fuori, distribuendoli sul territorio, avendo la sensibilità del territorio, avendo la sensibilità anche di preoccuparsi di persone anziane, fragili, che rifiutavano qualsiasi tipo di aiuto in quel momento, perché ci sono anche persone che non volevano nessuno in casa in quel momento, che dicevano di non aver bisogno in quel momento. E questo credo che, non so, forse un lavoro, tutta sta gratificazione, non è detto che ce la dia, no? Alle volte è anche sano provare a trovare al di fuori del lavoro certa gratificazione rispetto ai nostri valori. Per concludere, questa è la foto dell'associazione al termine della festa l'anno scorso. La chiusura di questo talk me l'ha suggerita Marco Cedaro al Jazz Day la settimana scorsa, perché mi ha raccontato, mi ha parlato del paradosso della nave di Teseo. Metto in mare una nave di assi di legno, la salsedine aggredisce le assi, di anno in anno mi trovo a sostituire un asse. Dopo 25 anni ho sostituito tutte le assi di legno della nave, ma la nave è la stessa che è stata messa in mare 25 anni prima? È la stessa domanda che mi potrei fare io all'interno dell'associazione. Quante persone sono entrate e quante ne sono uscite? Che cos'è che rende la nave ancora nave? Secondo me i valori. Secondo me fa parte anche del il senso di comunità e il senso di riconoscere che quello che stai facendo, che lo sforzo che stai facendo, per quanto piccolo, per quanto banale, per quanto forse anche frivolo, in realtà sta portando qualcosa di buono. E lo vedrai anche forse a distanza di tempo.